Buongiorno, oggi si celebra nel mondo la giornata mondiale dell'ictus cerebrale e nella nostra azienda vogliamo festeggiare i 20 anni della Stroke Unit, l'unità operativa dedicata alla cura dei pazienti con ictus. Noi conosciamo due tipi di ictus, l'ictus emorragico legato a una rottura di un'arteria con la formazione di un ematoma, oppure l'ictus ischemico, invece in cui all'occlusione di un'arteria si associa la perdita di funzionalità di un'area cerebrale. È un evento improvviso e comporta quindi la perdita improvvisa di una o più funzioni del nostro cervello. Funzioni del nostro cervello come la capacità di parlare, la forza o la sensibilità. Come possiamo fare per riconoscere se una persona vicino a noi può presentare un evento di questo tipo? Ci sono delle scale, c'è cioè un acronimo soprattutto inglese che si chiama FAST, che ci può dare un aiuto quando ci troviamo davanti a qualcuno che ha un malore e vogliamo identificare se possa avere dei sintomi compatibili con un ictus. Questo acronimo FAST significa, la F sta per face, quindi faccia. La A sta per arm, quindi braccio, la S per speech, quindi linguaggio, e la T, importantissima finale, per time. Quindi io mi trovo di fronte a una persona che ha un malore, provo a valutare se il suo volto è simmetrico o asimmetrico, quindi se la sua rima orale è deviata da una parte o dall'altra. Arm, quindi braccio, provo a fargli alzare le braccia, vedo se uno dei due arti è più debole rispetto al controlaterale. Speech, valuto se il linguaggio di questa persona è completamente assente o comunque compromesso rispetto all'abituale. Time è il punto fondamentale perché cosa devo fare quando riconosco una o più di queste caratteristiche nella persona che sta male vicino a me? Chiamare immediatamente il 112 che provvederà ad inviare un mezzo di soccorso che valuterà il paziente e lo porterà nell'ospedale adeguato a trattare l'ictus più vicino o comunque nel minor tempo possibile. Il tempo è essenziale perché abbiamo a disposizione delle terapie che mantengono la loro efficacia solamente per un breve intervallo di tempo. Abbiamo delle terapie mediche, possiamo somministrare un farmaco che sostanzialmente riesce a sciogliere il grumo, il trombo e quindi a ripristinare la circolazione cerebrale. Oppure abbiamo delle procedure endovascolari in cui tramite un catetere viene rimosso il trombo e si ripristina la circolazione normale. Se questo viene fatto rapidamente, il cervello mantiene la sua funzionalità ed integrità. Quando parliamo di prevenzione dell'ictus, parliamo di due tipi di prevenzione: una prevenzione primaria e una prevenzione cosiddetta secondaria. La prevenzione primaria è quella che riguarda tutti noi. L'ictus è una malattia delle arterie, quindi è quello che tutti noi dovremmo fare per preservare la salute delle nostre arterie. Quindi, innanzitutto, un corretto stile di vita, una corretta alimentazione, l'astensione dal fumo e la pratica di una regolare attività fisica. Inoltre, cercare di tenere sotto controllo, se già abbiamo delle patologie, un buon controllo di patologie delle arterie, quindi come il diabete, l'ipertensione o aritmie cardiache che possono essere una fonte di ictus. Per quanto riguarda invece il termine prevenzione secondaria, vuol dire che io già ho avuto un campanello d'allarme di sofferenza delle mie arterie e devo mettere in atto tutte quelle strategie, a questo punto mediche e farmacologiche, per far sì che non ci siano eventi maggiori e disabilitanti. Tipico esempio di campanello d'allarme è il TIA, cioè l'attacco ischemico transitorio. Cosa significa? Significa che io posso presentare uno o più sintomi riferibili all'ictus di cui abbiamo parlato precedentemente, ma per una durata di tempo che può variare da pochi minuti a qualche ora. Anche in questo caso, il riconoscimento pronto di un evento di questo tipo deve essere non sottovalutato, ma deve portarci a cercare prontamente
un intervento medico che possa permetterci quindi di fare tutti gli accertamenti del caso e impostare una terapia di prevenzione appunto di un evento maggiore e disabilitante. L'ictus è una malattia grave, ma è una malattia curabile. Il fattore tempo è determinante, infatti noi diciamo time is brain, cioè il tempo è cervello. Se avete sintomi che vi fanno pensare di avere un ictus, chiamate immediatamente il 112. In questo modo si può avere la possibilità di guarire dall'ictus e tornare alla propria vita normale.